Buongiorno, iniziamo la seduta del Question Time. Iniziamo con l'oggetto numero 19. A interrogare l'assessore Paparelli sono i consiglieri Liberati e Carbonari, cooperative Umbre, rischio di caporalato, necessità di effettuazione di verifiche sul rispetto della legge 34/2001 numero 142 e in particolare sui regolamenti interni che contemplano deroghe in peius al trattamento minimo salariale previsto dalla contrattazione collettiva. Prego, consigliere Liberati. Buongiorno, grazie Presidente. Al di là della rabbia per l'assenza dell'assessore Bartolini sul tema amianto, portiamo avanti quest'altra interrogazione relativa al fatto che numerose cooperative, al momento il numero è indefinito, numerose cooperative umbre, attraverso dei regolamenti interni, che peraltro sono registrati presso la Camera di Commercio, derogano ai trattamenti salariali collettivi con ovviamente delle modifiche in peius rispetto agli stipendi previsti. A riguardo abbiamo informato la Giunta e chiesto che si intervenga per fermare questa deriva. È una deriva inaccettabile perché, come abbiamo recentemente registrato per il caso Eskigel, ma non è il solo, abbiamo avuto numerose mail da parte di lavoratori COP, delle COP di tutta l'Umbria, siamo arrivati a lavoratori che vengono pagati 2,50 euro, 3 euro, 3,50 euro netti all'ora, attraverso appunto questo escamotage che sono i regolamenti interni portati avanti da queste aziende. L'Alleanza delle Cooperative Italiane, leggo la nota stampa che hanno rilasciato a febbraio 2016 a fronte della nostra polemica, ha chiarito che il costo del lavoro non varierebbe, io metto il condizionale, da cooperativa ad alta società a parità di contratto di lavoro e di inquadramento contrattuale. Purtroppo però non è vero. Non è vero ed è stato, come dire, platealmente sbugiardata questa affermazione. Abbiamo anche visto che non è soltanto in Umbria che ciò accade, ma in buona parte dell'Italia centro-settentrionale, intendo dire quel pezzo d'Italia che ha un'economia dentro la quale le cooperative che tanto bene hanno fatto alla società, ecco, alcune di esse arrivano al rischio di caporalato attraverso questi giochi. E allora abbiamo chiesto alla Giunta di procedere al controllo generalizzato dei regolamenti interni delle cooperative, perché non possono derogare al trattamento salariale collettivo, evitando che l'articolo 36 della Costituzione, quello che stabilisce che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, dietro ogni articolo della Costituzione ci sono decine e centinaia di morti. Quindi torniamo a quello che è la nostra storia, al processo identitario che ci ha portato, il legislativo e costituzionale che ci ha portato fin qui. Ecco, detto questo, vogliamo capire se non ritengano necessario avviare una verifica su questi comportamenti e sul rispetto della legge 142/2001. Grazie. Prego, assessore Paparelli. Grazie Presidente. Ma questo tema è già stato, diciamo, trattato in aula. Io ho avuto modo di dire come l'Umbria riconosca con la legge 24 del 97 il ruolo della cooperazione, valorizzandone sia lo scopo mutualistico che il valore associativo proprio del terzo settore e facendo riferimento al fatto che proprio per il ruolo strategico e l'importanza della cooperazione come forma di impresa particolare che coniuga imprenditorialità con sussidiarietà e cittadinanza, è stato importante riconoscere anche il ruolo delle centrali cooperative che nell'ottica di una profonda sussidiarietà orizzontale svolgono un ruolo attivo di aggregazione del territorio, di sostegno alla creazione di cooperazione e di educazione cooperativa.
L'impresa cooperativa viene considerata dunque a tutti gli effetti impresa del sistema produttivo capace di rispondere alla necessità di crescita e di sviluppo della cooperazione e ha avuto un ruolo positivo in questi anni di crisi, come ho avuto modo più volte di sottolineare. Sono consapevole che in questo ambito del complesso degli attori sociali o cooperativi che ha svolto, compiuto una rivoluzione copernicana in questi anni, trovando la forza di uscire da uno schema tradizionalmente assistito e imboccando correttamente la strada del mercato sociale, possano esserci criticità, esserci imprese cooperative che al loro interno tradiscono il loro patto fondativo contro le disuguaglianze, violando quei valori di equità e solidarietà che sono alla base anche della nostra cultura regionale. In questo caso però, caro consigliere Liberati, non bastano le dichiarazioni di principio e fare di tutta l'erba un fascio, generalizzare e buttarla in polemica. Se siamo informati di atti che sono contrari alle leggi sul lavoro è l'obbligo denunciarle. Per la cronaca esiste a tale scopo l'Ispettorato del Lavoro per fornire notizie a tal proposito e non è certo reiterando interrogazioni in quest'Aula sullo stesso argomento che si risolve il problema. I contratti nazionali di lavoro e la contrattazione collettiva sindacale sono gli unici strumenti cui si garantisce la civiltà del lavoro. Se si ritiene che i sindacati non svolgano bene il loro ruolo di intermediazione e controllo, possiamo sempre, nella libertà totale che ci assicura la nostra Costituzione, pensare magari anche a fondarne qualcuno nuovo, a prenderne la guida, a farsi fare un contratto di lavoro stabile e garantito. Sul tema che propriamente viene strumentalmente tirato in ballo, lasciando ad intendere che questa nostra regione sia la merce dei capataz, è un termine portoghese, come lei ben sa, col quale si indicava ai tempi della schiavitù uno schiavo che assisteva ai bianchi nell'amministrazione degli altri schiavi. Lei lo chiama caporalato. Le ricordo per la seconda volta che il fenomeno del cosiddetto caporalato prende soprattutto, ma non solo, in alcune aree del meridione d'Italia, nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia, e consiste in una grave forma di sfruttamento della manodopera che si sostanzia in violazioni delle norme in materia di orario di lavoro, riposo, sicurezza e nella corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi. Se questo è, ci sono, le ripeto, gli organi competenti, la direzione del lavoro, io provvederò a inoltrare questa risposta, questo testo all'Ispettorato del Lavoro affinché proceda ai controlli necessari, ma non dobbiamo, noi abbiamo proceduto come Regione dell'Umbria da sempre a promuovere e incentivare il diritto del lavoro e la sua qualità combattendo la disoccupazione e i fenomeni di precariato in una serie di leggi che ho già ricordato, dando una stretta da ultimo anche sul fenomeno dei tirocini, così come ha cominciato a fare il Governo prevedendo un cofinanziamento dei tirocini stessi. Noi prevederemo in un testo che sto elaborando delle sanzioni importanti. Ricordo peraltro sul tema dei regolamenti che dei regolamenti delle cooperative che c'è il controllo è deputato al Ministero per lo Sviluppo Economico e quindi deve svolge sicuramente la sua funzione in questa direzione. Voglio chiudere però con una frase che non è mia: le cooperative devono continuare ad essere il motore che solleva e sviluppa la parte più debole delle nostre comunità locali e della società civile. Per questo vi dico che fate bene a contrastare e a combattere le false cooperative, quelle che prostituiscono il proprio nome di cooperativa, cioè quelle di una realtà assai buona per ingannare la gente con scopi di lucro contrari a quelli della vera e autentica cooperazione. Fate bene, vi dico, perché nel campo in cui operate assumere una facciata onorata e perseguire invece finalità disonorevoli e immorali, spesso rivolte allo sfruttamento del lavoro, è una vergognosa e gravissima menzogna che non si può assolutamente accettare. Lottare contro questo. Assessore Tempo. Ho terminato. Ma come lottare? Con le parole, solo con le idee? Lottate con la cooperazione giusta, quella vera, quella che sempre vince. L'economia cooperativa, se è autentica, se vuole svolgere un ruolo di funzione sociale forte, se vuole essere protagonista del futuro di una nazione, deve perseguire finalità trasparenti e limpide, deve promuovere l'economia onesta. Una vera economia promossa da persone che hanno nel cuore e nella mente soltanto il bene comune. Non sono parole mie, ma sono un monito rivolto allo stesso mondo della cooperazione da Papa Francesco. Grazie. Grazie, Assessore. Prego, consigliere Liberati, per la sua replica. Che esista un problema è evidente dal fatto che c'è stata fino a qualche mese fa una campagna contro le cooperative irregolari.
problema è vasto, io penso che dobbiamo affrontarlo con una serenità superiore, che evidentemente in questo momento è preclusa da retaggi del passato che sono legati alle clientele che una certa forma di cooperazione caporalistica ha creato, purtroppo, ha originato a favore di alcuni anche politici. Quindi bene il fatto che questa interrogazione finisca all'Ispettorato del Lavoro e alle altre autorità, male che la politica tutta, ma in particolare la maggioranza, non la faccia propria come un grido di dolore che viene davvero levato da parte di tantissimi lavoratori che non possono alzare la testa, ma che sono costretti a farlo esclusivamente attraverso di noi. Noi vi sfidiamo ad avviare questo monitoraggio che è fondamentale per restituire legalità e dignità dentro il mercato del lavoro, senza più dumping salariale, senza andare a conculcare anche i diritti delle altre imprese, quelle regolari, cooperativistiche o meno. Grazie. Grazie, consigliere Liberati. Passiamo adesso all'oggetto numero 12, rivolto alla Presidente Marini. A presentarlo sarà il consigliere De Vincenzi. Centri antiviolenza operanti nel territorio regionale. Informazioni della Giunta regionale circa l'eventuale erogazione di contributi e circa le forme di controllo che sono state attuate o che si intende attuare riguardo alla correttezza dell'operato nei centri stessi. Prego, consigliere De Vincenzi. Grazie, Presidente. Buongiorno alla Presidente Marini, a tutti i colleghi. Prendo spunto da un evento che è assunto agli onori della cronaca nello scorso settembre. Sostanzialmente è accaduto che per un caso denunciato nell'Orvietano una donna abbia appunto si sia allontanata dall'abitazione, sia stata accolta nel centro antiviolenza di Terni, Libere Tutte. È emerso poi successivamente che a seguito della denuncia, delle indagini conseguenti alla denuncia, il giudice per le indagini preliminari ha archiviato la denuncia stessa. E ciò nonostante praticamente il bambino ancora ad oggi al bambino non viene permesso in maniera molto limitata a vedere il padre. Tra l'altro risulterebbe anche che la donna stessa sia ancora accolta presso il centro nonostante non ci siano più le condizioni per questo evento. Allora in buona sostanza, chiaramente sono andato molto veloce nell'esposizione perché mi piacerebbe lasciare più tempo alla Presidente per poterci illustrare poi la risposta. E l'interrogazione è sostanzialmente rivolta a conoscere se la Giunta regionale ha erogato contributi ai centri antiviolenza per i quali noi reputiamo che ci sia assolutamente anche bisogno di un'opera attenta su questo fronte, evidentemente. Però vorremmo sapere anche se la Regione opera un controllo sulla correttezza delle attività che vengono svolte dai centri stessi e quanti sono gli interventi effettuati ad oggi nel 2015 e questi primi mesi dell'anno su donne e minori accolti nei centri stessi della Regione e quali forme di controllo sono state intraprese anche a seguito dell'evento che ho ricordato e quali sono anche i criteri per l'affidamento dei centri antiviolenza alle associazioni che li gestiscono. Grazie. Grazie consigliere De Vincenzi, la parola alla Presidente Marini. Sì, grazie. Ovviamente sui casi specifici la Giunta regionale non ha accesso né agli atti né alle condizioni, quindi non riferiamo su singoli casi che sono di competenza dell'autorità giudiziaria, del Tribunale dei Minori e dei servizi sociali degli enti locali, per cui peraltro era anche generica, quindi sarebbe stato impossibile accedere alla documentazione. Invece rispondo sulla parte di interrogazione che riguarda l'organizzazione dei centri antiviolenza. Credo che
l'occasione, lo ringrazio consigliere, l'occasione dell'interrogazione ci permette di dare delle informazioni sulla modalità di funzionamento. Intanto dobbiamo definire che due centri sono definiti con, secondo la normativa nazionale, come case rifugio e sono quelli del Comune di Perugia e del Comune di Terni, i quali sono stati realizzati secondo la normativa nazionale della legge 119 del 2013 ed hanno ottenuto per la loro realizzazione due finanziamenti, il Comune di Perugia e il Comune di Terni, entrambi per 116.000 euro. Inoltre questi centri hanno aderito anche al progetto che noi abbiamo promosso come Regione, il cosiddetto progetto Codice Rosa, presso i principali pronto soccorsi della rete sanitaria regionale, ricordando che uno dei temi è la evidenziazione del ricorso alle cure sanitarie di donne che hanno, o di bambini che hanno subito gravi violenze, che spesso in sede di pronto soccorso né denunciano né fanno emergere le cause della violenza, adducendo a volte anche altre motivazioni. Quindi è partito un progetto formativo per gli operatori sanitari a cui collaborano anche le esperienze professionali dei centri antiviolenza e hanno avuto un beneficio in questo progetto Codice Rosa il Comune di Perugia per 55.000 euro, il Comune di Terni per altri 35.000 euro nell'ambito del progetto Codice Rosa. Un altro beneficiario è il Comune di Orvieto, che non ha una casa rifugio ma ha un centro antiviolenza non residenziale, il quale ha beneficiato anch'esso del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità per 13.000 euro e poi altre 15.000 euro per il progetto Codice Rosa presso il pronto soccorso dell'ospedale di Orvieto. I finanziamenti vengono erogati ai comuni, che provvedono i comuni alla verifica e rendicontazione delle somme ad essi assegnati e che la Regione a sua volta, una volta acquisiti la rendicontazione, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento per le Pari Opportunità. I centri hanno iniziato ad operare nel 2015 nella nostra Regione dopo un corso di formazione professionale degli operatori. I dati che noi che possediamo come Regione, quindi non so quanto siano anche interamente esaustivi, però sono già dei dati significativi. Le donne accolte presso il centro di Perugia sono state 191, quello di Terni 171 e quello di Orvieto 27, per un totale di 641 donne accolte. Il servizio di ascolto telefonico, che viene gestito da molti anni dal Centro Pari Opportunità e che funziona H24, ha gestito, i dati sono relativi all'anno 2015, 1669 contatti e verifiche a fronte di colloqui totali di 3.072 colloqui totali. Per quanto riguarda la residenzialità, il centro, la Casa Rifugio di Perugia, ha accolto 18 donne e 20 minori, quella di Terni 17 donne e 14 minori. Orvieto, come ho già detto, non possiede la parte residenziale. Per un totale di 35 donne e 34 minori, quindi quasi sempre sono donne che hanno anche un minore. Abbiamo gestito un sostegno alla genitorialità connesso, ovviamente non mi riferisco alla rete poi dei servizi sociali comunali, ma solo quella connessa ai centri stessi, per 77 interventi. Non c'è il dato disponibile per il centro antiviolenza di Orvieto. Le consulenze legali sono state 412 erogate, principalmente quelle che fanno capo al centro pari opportunità della Regione. Inoltre c'è un invio alla rete dei servizi comunali per un totale di 213 unità. Quindi, come vediamo, sono dati molto rilevanti, molto significativi. Vorrei anche ricordare che le case rifugio, per la normativa nazionale, una volta che sono inserite ed accreditate, sono di riferimento anche per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie a carattere nazionale, cioè una donna che viene
messa in protezione presso una casa può provenire da un'altra regione perché l'autorità giudiziaria o le forze dell'ordine ritengono che per ragioni di protezione sia meglio che risieda a maggiore distanza magari dalla propria residenza. Poi abbiamo dati che ora sono molto dettagliati, insomma, riguardanti i procedimenti penali, procedimenti in sede civile e procedimenti presso il Tribunale per i minorenni. Se è interessato glieli forniamo. Per quanto riguarda invece la richiesta sulla verifica della correttezza delle spese sostenute, queste è una delle competenze ovviamente della rendicontazione che deve essere presentata ai comuni, quindi i comuni vanno con i propri uffici, acquisiscono queste informazioni e le trasmettono una volta verificate all'amministrazione regionale. Per quanto riguarda i requisiti di professionalità degli operatori, la norma nazionale prevedeva già dei requisiti affinché i centri antiviolenza potessero essere attivati e sono stati certificati da una selezione tramite bando pubblico del personale, dal possesso di idonei titoli di studio coerenti anche alla normativa, ma anche da un percorso formativo complesso ed articolato che è stato realizzato dall'Associazione Differenza Donna, che è un'associazione prestigiosa a livello nazionale, che è accreditata presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi poteva svolgere questa attività formativa ed è responsabile, a seguito di bando pubblico nazionale, del progetto Umbria Antiviolenza, perché vorrei ricordare che questa rete è partita non dall'alto delle istituzioni ma dal basso anche di un'iniziativa autonoma che ha visto un protagonismo delle amministrazioni comunali, in particolare quelle di Perugia e di Terni. Inoltre, la metodologia che viene segnalata dai CAV prevede anche dei momenti di intervisione dei casi, ossia vengono attivate delle equip nella rete dei servizi sociali che vanno a verificare i casi, quindi le donne che sono accolte possono presentarsi tra virgolette spontaneamente, ma di fatto arrivano alle case spesso in conseguenza di un percorso che viene attivato anche dalla rete dei servizi sociali presso le amministrazioni comunali e quindi dalla rete di presa in carico della problematica di rischio violenza sulla donna, sul minore, quindi può essere anche il rischio solo su una delle due persone, che presuppone però l'accoglienza di entrambe, cioè della mamma e del minore. Infine, l'interrogazione mi permette di aggiungere due considerazioni. Una, la forte motivazione, la qualità del personale e anche la serietà professionale del personale che opera in questi centri e anche che viene testimoniata anche dagli incontri che vedono la supervisione delle equip multidisciplinari che sono o del servizio sociale comunale o del servizio sanitario. Il funzionamento efficace della risposta telefonica H24, ho terminato, do un'ultima informazione, del servizio telefono donna H24 e dobbiamo anche considerare che tutti questi servizi sono in una fase iniziale, perché poi l'anno di riferimento vero e proprio è tra la fine del 2014 e l'anno 2015. Non a caso nel disegno di legge presentato dalla Giunta regionale e che è all'attenzione del Consiglio regionale abbiamo previsto come giunta la disciplina di questa materia con la costituzione della rete dei servizi di contrasto alla violenza sulle donne e sui minori, la definizione dei requisiti minimi dei CAV e la procedura di accreditamento regionale, cioè la nostra idea è di andare anche ad una procedura di accreditamento regionale, la modalità di verifica e controllo della qualità dei servizi erogati anche attraverso un osservatorio specifico e l'istituzione dell'osservatorio regionale su tutti i fenomeni, ahimè, rilevanti che questa regione ha presentato nel corso degli anni, anche tra i più efferati, che a volte sono diventati dei veri e propri delitti con la morte delle donne, sul fenomeno della violenza di genere. Credo che la qualità è testimoniata inoltre dal fatto che la Questura di Perugia per l'anno 2015, ma anche riconfermato per l'anno 2016, ha chiesto la collaborazione del personale dei centri antiviolenza per l'aggiornamento e l'addestramento professionale del personale della Polizia di Stato e credo che anche questo è significativo del modo di operare di queste strutture. Ovviamente sui casi specifici credo
qualora sia consentito, possono rispondere solo le amministrazioni comunali e la rete dei servizi sociali delle amministrazioni comunali, per la prima parte della sua interrogazione. Grazie. Grazie Presidente, le abbiamo lasciato un tempo larghissimo perché il tema lo richiedeva, credo. Quindi lascio adesso al consigliere De Vincenzi per la replica, un breve intervento. Grazie. Voglio ringraziare la Presidente per l'illustrazione ampia. Come lei ha ripetuto alla fine, mi pare di capire poi che il controllo spetta soltanto ai comuni. In realtà io poi ne parleremo anche da questo punto di vista in commissione sulla proposta di legge. Io credo che questo evento, che a tutt'oggi sottrae, per quanto è noto, delle risorse che credo vadano impiegate in maniera più attenta e corretta, credo che dovremmo inserire dei controlli più specifici e attenti sulle diverse situazioni, soprattutto dal punto di vista regionale a questo punto. E poi un'ulteriore precisazione, se ho capito bene, si tratta di fondi sostanzialmente nazionali quelli che sono stati erogati, cioè come transito attraverso la regione. Grazie. Poi se posso avere anche... Se dopo posso avere copia della documentazione. Grazie. Grazie. Passiamo ora all'oggetto numero 13. A interrogare l'assessore Chianella è il consigliere Smacchi. Incentivi all'acquisto della prima casa, intendimenti della Giunta regionale riguardo allo stanziamento di risorse per il 2016. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Un buongiorno ai colleghi consiglieri. Parliamo, assessore, di politiche abitative. In particolare parliamo di incentivi all'acquisto della prima casa e la richiesta, chiaramente, rispetto al momento attuale, è quello dello stanziamento di risorse per la riapertura dei bandi 2016-2017. In particolare, premesso che il sostegno alle politiche abitative è da sempre un punto di forza della nostra regione, sensibile alle problematiche dell'alloggio per i cittadini che ne abbiano diritto per ciò che riguarda l'acquisto, l'assegnazione o l'affitto, premesso che le politiche di un più ampio recupero immobiliare praticato in compartecipazione con ATER e comuni in tante parti dell'Umbria sono un fatto positivo da perseguire con continuità di risorse e progetti, premesso che negli ultimi anni una crisi persistente ha aggravato la situazione economica di tanti nuclei familiari e questa condizione ha avuto un forte impatto sul tema della casa, con grandi aspettative che ogni giorno si manifestano rispetto a questa eventuale riapertura dei bandi, considerato che la Regione Umbria nel corso degli anni ha messo in campo diversi strumenti per l'acquisto della prima casa, si va da alloggi acquistabili con contributo pubblico a contributi per l'acquisto sul libero mercato. È previsto anche un piano di vendita degli alloggi di edilizia sociale e un fondo di garanzia per l'accensione dei mutui. Considerato che i contributi per ciò che riguarda gli alloggi acquistabili con aiuto pubblico sono assegnati ad imprese e a cooperative edilizie a seguito della partecipazione ad un bando regionale e che tale iniziativa mira alla realizzazione di alloggi con tecniche innovative volte al risparmio energetico da destinare alla vendita a favore di soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa regionale vigente. Considerato che la Regione offre per l'acquisto di alloggi prima casa garanzie per l'accensione di mutui attraverso la costituzione di un fondo presso la società finanziaria GEPAFIM S.p.A., evidenziato che per i contributi di acquisto per la prima casa sul libero mercato nel quinquennio 2011-2015 sono stati elargiti ben 13.188.334 euro di contributi da parte della Regione Umbria, a fronte di un costo complessivo di acquisto degli immobili di 32.250.000 euro. Evidenziato inoltre che solo tra il 2011 e il 2013 sono stati erogati 6.850.000 euro per 255 domande ammesse a fronte delle 430 presentate nelle categorie giovani coppie, single e famiglie monoparentali
Evidenziato inoltre che sono in corso di liquidazione i contributi relativi al 2014, dove sono stati ammessi a finanziamento 159 domande così ripartite: 89 per giovani coppie, 50 per single e 20 per famiglie monoparentali, e che si stanno concludendo le procedure di liquidazione delle richieste del 2015 con 100 domande ammesse a finanziamento per un contributo totale di 2.265.000 euro. Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta regionale, in particolare l'assessore Chianella qui presente, per conoscere se intende prevedere nel prossimo bilancio di previsione risorse per dare continuità alle politiche abitative già in atto e in particolare ai contributi destinati all'acquisto della prima casa sul libero mercato, alla luce delle crescenti aspettative nella comunità regionale. Grazie. Grazie consigliere, la parola all'assessore Chianella. Grazie. Grazie al consigliere Smacchi. Relativamente appunto a quanto scritto nell'interrogazione, occorre mettere in evidenza che tutte le iniziative intraprese nel corso degli anni a cui fa riferimento l'interrogazione, cioè dal 2011 al 2015, sono state finanziate con le ultime disponibilità dei trasferimenti statali delle risorse di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui agli accordi di programma sottoscritti nel corso del 2001. La ormai strutturale assenza di trasferimenti di risorse da destinare ad interventi di housing sociale da parte del competente Ministero non consente ad oggi di programmare nuove iniziative che per la loro natura hanno riscosso, è vero, un buon interesse da parte dei cittadini umbri. Eventuali risorse da destinare all'edilizia residenziale allo stato attuale dovrebbero essere ricercate tra quelle proprie del bilancio regionale, in quanto anche le politiche europee non prevedono la possibilità di utilizzare risorse di programmi comunitari per iniziative a sostegno dell'acquisto della prima casa. Da una prima analisi nel bilancio di previsione ci sono delle difficoltà rispetto alla possibilità di avere questi stanziamenti in generale per le politiche abitative, in particolare per iniziative analoghe a quelle evidenziate nell'interrogazione. Le uniche disponibilità residue riguardano programmi in corso e o somme sostanzialmente esigue derivanti da reiscrizioni di economie o revoche di finanziamenti. Da parte della Giunta regionale abbiamo sollecitato il Ministero competente, il Governo, e stiamo tuttora sollecitando perché si mettano in campo azioni dedicate più in generale alle politiche abitative. Riguardo al bilancio, ricordo che ovviamente gli impegni presi e la questione in maniera particolare della questione province ha impegnato notevolmente, sta impegnando la Giunta regionale e quindi con risvolti incidenti anche nella struttura di bilancio. Valuteremo in questi giorni, tutti quanti insieme, Giunta e Consiglio, se ciò sarà possibile. Grazie assessore, prego consigliere Smacchi. Sì, ringrazio anch'io l'assessore Chianella, anche se la risposta è sicuramente una risposta che ci amareggia, in quanto di fatto le aspettative della comunità umbra, delle giovani coppie, dei single, delle persone che hanno comunque una prospettiva rispetto all'acquisto della prima casa, da tale risposta vengono comunque meno. Vorrei soltanto sottolineare che nell'ambito della risoluzione che tra un po' andremo ad analizzare rispetto al documento di economia e di finanza per quanto riguarda il 2016 e il 2018, ci sarà un punto specifico di attenzione e di sensibilità verso la ricerca delle risorse al fine di venire incontro a queste esigenze, a questa politica abitativa così importante. E vorrei auspicare che l'assessore, la presidente e l'intero consiglio facciano tutte quelle iniziative, si prendono tutti quegli impegni per poter sollecitare anche nell'ambito della conferenza Stato-Regione la possibilità che il governo centrale rimetta le regioni nelle condizioni di poter avere, dopo il lontano 2001, risorse importanti per le politiche abitative. Grazie.
Grazie consigliere Smacchi. Passiamo ora all'oggetto numero 16. A presentare queste interrogazioni sono i consiglieri Casciari e Rometti ed è rivolta ancora all'assessore Chianella. Intendimenti della giunta regionale in merito alla necessità della realizzazione di una nuova rotatoria ai fini del miglioramento della viabilità lungo la strada provinciale 174 al chilometro 4500 di Ponte Felcino in territorio del comune di Perugia. Prego, sì. Consigliere Casciari. Sì, grazie Presidente. Io e il consigliere Rometti portiamo all'attenzione di questa assemblea la necessità di migliorare la viabilità di una zona del comune di Perugia e precisamente quella sita tra l'abitato di Ponte Felcino e la zona industriale di Ponte Valle Ceppi, che è intensamente trafficata vista l'insistenza in quest'area non solo dei due centri abitati ma anche di due importanti realtà industriali fatte non solo di grandi imprese ma anche di centinaia di piccole e medie imprese. L'oggetto più specificatamente dell'interrogazione è la strada provinciale 174, chiamata anche strada della Molinella, che attraversando la zona industriale Ponte Felcino collega praticamente il centro storico, quindi Piazza Grimana, Ponte Rio, alla superstrada 45. Questa è già una strada altamente trafficata, visti appunto i normali transiti da e per Perugia della zona nord e quindi gli spostamenti dei residenti stessi, ma c'è anche un alto volume di traffico in partenza e in arrivo, soprattutto di mezzi pesanti, dagli stabilimenti industriali. Solo un dato, in quella zona insiste il grande magazzino, lo stabilimento di PAC 2000A, quindi grande distribuzione alimentare, che è il magazzino per l'Italia centrale, che movimenta una media quotidiana di oltre 400 mezzi pesanti e di 950 autovetture che sono legate appunto all'attività amministrativa. Abbiamo appunto posto l'attenzione a questa strada perché la strada della Molinella obbliga oggi a un percorso tortuoso e molto più lungo per l'accesso ai due sensi di marcia sia dall'abitato di Ponte Felcino che dalla zona industriale. È un tragitto che costa anche di due sottopassaggi, che non è certo agevole per i mezzi pesanti. La realizzazione quindi di una nuova rotatoria aiuterebbe lo snellimento di questo tragitto da e per le realtà industriali, lo smaltimento del traffico veicolare da e per i centri abitati di Ponte Felcino e Ponte Valle Ceppi. E naturalmente, visto che tutti noi, purtroppo, almeno chi viene da quell'area, incappa spesso in una superstrada, in 1.45, che tra Colle Strade e Ponte San Giovanni presenta, soprattutto ora, a causa dei diversi cantieri, una quantità di traffico considerevole, se non bloccato, potrebbe essere un'alternativa di ingresso per tutta quell'area, come lo è anche in parte ora, appunto per l'area nord verso il centro, visto che insiste un'uscita della superstrada 45. Riteniamo che questi interventi rappresenti anche una necessità per la sicurezza stradale, perché in corrispondenza proprio delle uscite della superstrada sia dall'abitato di Ponte Felcino che in direzione Ponte Valle Ceppi ci sono due strade di scorrimento, anche queste molte transitate, via Carruccio e la via dell'Ala, con due mini rotatorie che sono di difficile interpretazione dal punto di vista anche segnaletico e che spesso sono luogo di incidenti. Pertanto, date queste considerazioni e visto che ci sono ai lati di questa strada provinciale degli spazi e dei terreni disponibili sempre sullo stesso livello, quindi senza impegni finanziari particolarmente sosi, chiediamo la realizzazione di una rotatoria di raggio adeguato e chiediamo soprattutto alla Giunta, in questo caso all'assessore Chianella, che ringrazio per la sua presenza, voglia attivarsi per la realizzazione della rotatoria che migliorerebbe quindi la viabilità dell'area soprattutto per i mezzi pesanti e agevolerebbe quindi il transito da e per la superstrada verso anche il centro storico di Perugia. Grazie. Grazie consigliere Casciari, la parola all'assessore Chianella. Grazie, grazie Presidente, grazie consiglieri Casciari e Rometti. Allora, la strada in questione, l'interrogazione appunto
presentata riguarda la zona industriale in prossimità dell'uscita appunto tra Ponte Felcino e Ponte Valle Ceppi sulla E45. A tal proposito va specificato, come detto appunto dal consigliere Casciari, che la strada in questione è una strada provinciale, cioè la 174, e quindi tecnicamente rientra nella competenza specifica della provincia di Perugia. L'intervento oggetto dell'interrogazione non è presente nell'attuale programmazione regionale e non è stato, devo dire, neanche oggetto di specifiche richieste da parte dell'ente titolare della strada né da parte del Comune di Perugia, quindi diciamo che la sensibilità manifestata dai consiglieri in questo caso ha superato, diciamo, gli enti territoriali. Che occorre tener presente che per l'esiguità delle risorse disponibili i programmi di investimento sulla viabilità effettuati negli ultimi anni hanno dovuto privilegiare gli interventi di manutenzione straordinaria e tuttora interventi di manutenzione straordinaria piuttosto che interventi di nuova costruzione e potenziamento, come lo sarebbe appunto la realizzazione di una rotonda o, diciamo così, interventi di questo tipo. Tuttavia l'intervento potrà essere sicuramente tenuto in considerazione nelle prossime programmazioni, tenuto conto del traffico intenso che, tra virgolette, personalmente ho anche verificato passando a volte in quel tratto. E va considerato appunto che i flussi prevalenti sull'incrocio esistente rimangono appunto tra la E45 e direzione di Perugia. La Giunta si impegna quindi, per quanto mi riguarda, a promuovere un tavolo tecnico con la provincia di Perugia, il Comune di Perugia e direi anche l'ANAS in questo senso, per verificare la disponibilità dei terreni a cui fa riferimento l'interrogazione e verificare i flussi di traffico che interessano detto tratto stradale, e nonché eventualmente redigere un primo studio diciamo, di fattibilità dell'opera, al fine di poterlo inserire poi nelle programmazioni più generali regionali. Prego, consigliere Casciari. Sì, grazie assessore, vigileremo e cercheremo anche di sensibilizzare magari il comune per porre l'attenzione appunto su un'area che, come dice lei, è sede anche di importanti insediamenti industriali. Sappiamo che la viabilità è uno dei presupposti poi per mantenere la presenza in quella zona. Grazie. Grazie consigliera Casciari. Chiamo l'oggetto numero 21, e risponde l'assessore Paparelli, interroga il consigliere Ionelli. Prego consigliere. Sì, grazie Presidente. Allora, questa interrogazione è, diciamo, parte di un atto più complessivo che è legato alle dinamiche della Perugina Nestlé, alla luce di quello che è stato anche il confronto con la proprietà di qualche giorno fa da parte del Presidente, del Vicepresidente. Dunque, ripeto, c'è un tema che riguarda il piano industriale di Perugina Nestlé rispetto agli investimenti, 60 milioni di investimento che verranno fatti, su quali noi chiederemo chiarimenti, su quali possano essere le direttrici di sviluppo dell'azienda, alla luce appunto anche del confronto con la giunta regionale. C'è un profilo diverso che io in questa fase ho scorporato, che è legato ai marchi Rossana e Aureliete. Perché? Perché dalla interpellanza capirete che su questi marchi c'è un profilo di emergenzialità più marcato rispetto a quella che è l'attenzione del Consiglio regionale. Perché in quella sede Perugina Nestlé ha dichiarato di fatto di voler dismettere quei due marchi. Ora, non sono marchi qualunque, non sono marchi qualunque per i perugini, non sono marchi qualunque per gli italiani. La caramella Rossana soprattutto è oggi sinonimo di qualità e di tradizione. L'abbiamo trovata in numerosi film anche che sono stati premiati con riconoscimenti internazionali, e diciamo di fatto oggi un marchio conosciuto in tutto il mondo.
Ora, il problema qui però non è semplicemente affettivo, o non è neanche semplicemente identitario. Il tema vero è capire quali sono le strategie di Nestlé rispetto a questi due marchi, anche in costanza di vendita, anche in costanza di cessione. Tutto questo per dire che, ripeto, c'è un tema che riguarda anche la produzione e anche i lavoratori, perché comunque oggi lavorano su Rossana e Oreliete alcune decine di dipendenti. C'è un tema però soprattutto legato a quale prospettiva si può dare per questi due marchi così importanti e storici per la tradizione regionale. Per cui io nell'interrogazione chiedo quali sono le modalità di vendita degli stessi, o meglio, quali politiche sono sottese alla modalità di cessione dei marchi Rossano e Oreliete che Perugina intende appunto, Perugina Nestlé intende cedere. Stante il forte legame produttivo dei marchi suddetti con il territorio, se ci sono stati da parte della Regione, se ci saranno iniziative volte a salvaguardare il legame tra prodotto e territorio attraverso appunto un'interlocuzione con imprenditori locali che comunque su quel tema hanno un know-how non irrilevante dal punto di vista dello scenario nazionale e internazionale, e soprattutto se in costanza della vendita e cessione dei medesimi sia previsto il blocco o lo smantellamento della produzione. Ecco, questo è l'elemento che diciamo ci accende un po' di più la lampadina dell'allarme, perché è chiaro che se noi dovessimo assistere nel mentre della vendita ad uno smantellamento della produzione e chiaramente ad un blocco ovviamente anche dei macchinari tesi alla stessa, sarebbe poi difficilissimo riuscire a rilanciare sul mercato prodotti che magari escono dalla grande distribuzione per mesi e poi chiaramente riposizionarli su una posizione appetibile nel mercato. Grazie. Prego, Assessore Paparelli. È bene ricordare, quando parliamo di Nestlé di Perugina, qual è il punto di partenza. Il contratto di solidarietà sottoscritto il 25 agosto 2014, a fronte delle riduzioni di volumi prodotti nello stabilimento di San Sisto, gli occupati a quella data erano 861, cui si rappresentò in quell'occasione la necessità di procedere a una riduzione di 210 unità in organico a tempo pieno. La durata del contratto di solidarietà fu stabilita in 2 anni a partire dal 1 settembre 2014, quindi con scadenza prossimo 31 agosto. Nell'ambito di quel contratto l'azienda aveva confermato piani tecnici e commerciali per favorire da un lato il rilancio del marchio Perugina, ma dall'altro si diceva lo sviluppo viene riportato perseguendo pienamente l'attuale articolazione tecnologica dello stabilimento, migliorando l'efficienza operativa. Quindi a quella data si riduceva l'occupazione e non si prevedevano adeguati investimenti. Poi c'è stata la convocazione al Ministero sulla richiesta della Presidente Marini, la formalizzazione in quella sede della presentazione di un piano industriale che ancora nei numeri non è stato effettivamente illustrato, nelle direttrici sì, ma non abbiamo ancora diciamo i numeri, e nell'incontro del 2 marzo in Regione, alla presenza del sottoscritto, i vertici Nestlé rappresentati da Leo Wenzel hanno rappresentato il piano di investimenti cui faceva riferimento il consigliere Leonelli, di cui 15 milioni destinati all'ammodernamento tecnologico degli impianti di San Sisto e 45 milioni per un piano di marketing internazionale volta a fare specularmente l'operazione che a suo tempo la Nestlé fece sull'acqua a San Pellegrino. Tutto questo rafforzato dal fatto che il management che operava, io chiedo alla Presidente un po' che sia fatto un po' di silenzio, perché così è impossibile. Diciamo, per favore, silenzio. E quindi dicevo 45 milioni finalizzati ad un piano di marketing per il rafforzamento e l'espansione commerciale a livello globale del bacio Perugina, della cioccolateria, degli snack, a quale si potrà aggiungere anche in un rapporto diciamo, con le novità che hanno rappresentato in questi mesi la produzione dei gelati su Eschi e su Terni e anche la cialda dei biscotti. Noi in quella sede peraltro abbiamo fatto presente anche le nostre preoccupazioni sul versante
dei diritti dei lavoratori che attanagliano quell'azienda. E ci è stato rappresentato che a seguito di sondaggi effettuati ci sono alcuni mercati come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e il Brasile dove c'è una forte possibilità di espansione di questi prodotti, al tempo stesso diciamo facendo un'operazione di destagionalizzazione, quindi facendo in modo che la produzione diciamo sia efficiente 365 giorni all'anno. Allo tempo stesso l'azienda ha confermato le indiscrezioni che erano apparse sulla stampa qualche giorno prima, a cui faceva riferimento il consigliere Leonelli, circa la cessione di alcuni marchi storici, Rossana e Aureliete, motivando tale scelte con le mutate condizioni di mercato, oltre che con valutazioni connesse all'economicità delle produzioni. Faccio presente che oggi nel panorama diciamo, della fabbrica, dello stabilimento, rappresentano circa il 2% del valore delle produzioni. A queste rappresentazioni la Regione ha chiesto la disponibilità, una domanda specifica alla Nestlé, ai vertici Nestlé, la disponibilità dell'azienda a cedere il ramo d'azienda e valutare la possibilità di continuare la produzione in Umbria di questi marchi, di queste produzioni. Ricevendo una disponibilità in questo incontro dai vertici Nestlé, e qualora diciamo, si verificherà nella fase ovviamente attuativa, quando ci saranno manifestazioni di interesse in tal senso, noi saremmo non solo diciamo, pronti ma anche felici di accompagnare con gli strumenti che la Regione ha, incentivandoli e accompagnando questi processi stessi, tesi a favorire diciamo, la cessione del ramo d'azienda in primo luogo, quindi per consentire la produzione in luogo con altri imprenditori, o comunque la produzione in Umbria di questi marchi. Queste sono le fasi a quali noi ci possiamo collegare e accompagnarle con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Per questo noi ci siamo riservati di dare un giudizio complessivo sul piano industriale quando ci saranno forniti i numeri, soprattutto per la parte investimenti, e qui abbiamo chiesto diciamo, interventi, se ci fossero interventi come noi riteniamo necessario, di innovazione tecnologica e di, come dire, di sviluppo di politiche di marketing volte a fare del bacio perugino e del cioccolato e delle altre cose che ho detto, non solo diciamo, un forte legame identitario tra locale e globale che è la scommessa vincente, ma anche quello a fare di Perugia la capitale del cioccolato, come risulta possa essere possibile in seguito a taluni sondaggi fatti sia sulla qualità dei prodotti sia sulla riconoscibilità del brand e del marchio. Per fare sì che a questo processo si accompagni anche un processo di sviluppo turistico ed economico complessivamente è necessario che anche le municipalità, gli enti locali lavorino in quella direzione, cioè nella costruzione di un prodotto che faccia di Perugia, che accompagni questo processo industriale, che faccia di Perugia davvero la capitale internazionale su questo brand, su questo versante. Ovviamente il rapporto agli interventi e agli effetti degli interventi di ristrutturazione conseguenti ai 15 milioni di investimento a partire dal 1 gennaio 2017, perché a settembre ci sarà il nuovo picco di produzione, quindi ci è stato rappresentato che i contratti di solidarietà diventeranno contratti a tempo pieno fino a fine anno, ma poi a partire dal 2017 potrebbe esserci un periodo di ristrutturazione in cui ci sarà bisogno del ricorso agli ammortizzatori sociali. La differenza, a mio modo di vedere, quando ci consegneranno il piano industriale e i numeri, la farà la prospettiva futura, cioè se nel giro di 2 anni, a seguito di questa ristrutturazione e di questa, come dire, volontà di penetrare i mercati esteri in maniera molto forte nella direzione in cui io ho detto, questo comporterà poi, dopo la fase di ristrutturazione, una ripresa a tempo, come dire, a pieno regime delle produzioni, un'espansione della produzione stessa, con un conseguente non solo riassorbimento ma anche una capacità espansiva dal punto di vista occupazionale. Saranno questi i numeri su cui noi ci dovremo concentrare per valutare, per far diventare luci quelle ombre che oggi sono rappresentate in questa maniera. Così come riteniamo importante che si proceda ad un maggior apprezzamento del marchio Perugina e si rafforzi la capacità di export nelle direzioni indicate. Per cui in quella sede abbiamo ribadito, primo, che la
resta ferma la volontà della Regione di mantenere alta e costante l'attenzione circa il mantenimento degli impegni che ci sono stati annunciati e che per il raggiungimento degli stessi, diciamo, ci fa ben sperare il fatto che la Nestlé abbia spostato il management che ha fatto l'operazione San Pellegrino sulla Perugina, sul stabilimento di San Sisto. Due, che il piano industriale sia oggetto di una costante verifica e monitoraggio in sede di governo e di tavolo nazionale, che noi non dobbiamo abbandonare perché il processo da lì è iniziato, trattandosi di una multinazionale di cui c'è un interesse nazionale e internazionale alle cui produzioni. È evidente che quel tavolo deve continuare a monitorare, diciamo, questi processi. Terzo, che Nestlé persegue in ogni caso, ho finito, ogni iniziativa finalizzata all'ottenimento di un mix equilibrato in grado di valorizzare il ruolo dello stabilimento stesso e della città di Perugia e dell'Umbria, e quindi valutazioni più puntuali nei dettagli saremo in condizione di farla a valle del piano industriale da cui si evincano quelle aspettative di cui ho detto. Sarà alta l'attenzione affinché quei marchi, diciamo, cui faceva riferimento Leonelli nell'interrogazione, non siano oggetto ovviamente di una cessione sic et simpliciter a qualsiasi persona, ma auspicando e mettendo in campo tutti gli strumenti perché quelle produzioni si possano continuare a fare nella nostra regione. Grazie assessore. Consigliere Leonelli, a lei per la replica. Sì, ritengo soddisfacente proprio questo approccio al tema della cessione dei marchi Rossana e Oreliete, nel senso che mi pare che l'assessore, il vicepresidente e la giunta abbiano ben chiaro come il marchio Rossana e il marchio Oreliete debbano essere legati al territorio, per cui su questo io colgo positivamente l'impegno di lavorare affinché si possa promuovere una produzione dei prodotti Rossana e Oreliete legata al territorio, legata agli imprenditori del territorio. Contestualmente, ripeto, è fondamentale non interrompere la produzione e non smantellare la produzione in costanza di vendita, perché se no diventano prodotti sempre meno appetibili e sempre più difficili da rilanciare ove questo avvenisse. Per il resto c'è una mozione a firma del sottoscritto depositata che chiaramente integreremo anche alla luce del dibattito di stamattina e che tiene conto di tutti gli altri aspetti che comunque mi sembra che la Giunta abbia già ben chiari, e cioè come inciderà noi 15 milioni di investimento sui dipendenti, i 45 milioni come saranno legati al marketing e soprattutto anche quale sia il differenziale rispetto al passato. Io non so quanto ha investito Nestlé Perugina sul marketing in passato, va capito se questi 45 milioni chiaramente saranno aggiuntivi, integrativi rispetto a quanto è stato fatto in via ordinaria fino adesso. Comunque mi pare che la visione sia quella giusta, l'approccio sia quello di tenere ben puntati i fari su una vicenda che per l'Umbria, non solo per i perugini, è una vicenda importante, perché i perugini e gli umbri non si rassegneranno mai a Perugina come in un binario morto o a Perugina verso un lento appassire, ma pensano che la fabbrica sia una grande risorsa per il territorio tutto, anche alla luce di quello che diceva il vicepresidente, cioè dell'importante legame tra territorio, tra DNA dell'Umbria e ovviamente prodotto alimentare, che ha un valore aggiunto quando viene realizzato qui. Grazie. Grazie consigliere. Procediamo con l'oggetto numero 14. Si tratta dell'interrogazione presentata dai consiglieri Mancini e Fiorini con l'ordine del giorno aggiuntivo rivolto all'assessore Chianella. Manutenzione e messa in sicurezza della tratta dell'ex FCU, compresa tra Città di Castello e Umbertide. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Grazie Presidente, grazie Assessori, grazie Presidenti della Giunta. Siamo all'ennesimo documento che riguarda la nostra Ferrovia Centrale Umbra e ho ritenuto insieme al collega Fiorini risollecitare l'argomento perché in questi giorni, in questi ultimi mesi, la questione FCU è stata ampiamente dibattuta nel territorio dell'Alto Tevere. Abbiamo assistito a un incontro pubblico nel comune di Umbertide promosso da tutti gli amministratori locali, ma che ha visto la partecipazione di importanti esponenti politici del Partito Democratico e quindi di governo in quella sessione. Quindi il testo
che adesso assessore le sottopongo, come lei potrà comunque aver già visto, è un atto di chiarificazione per quello che riguarda in sostanza la questione FCU. Ricordo che insieme al collega di consiglio Chiacchieroni il 13 di luglio a decima legislatura appena iniziata avevamo unitamente a oggi quello che è il capogruppo del PD iniziato con interesse e con forte preoccupazione la questione dell'FCU. Non è una questione più politica di un singolo partito, non è una questione di una singola forza politica, è una questione di opportunità di interesse economico per un territorio importante come l'Alto Tevere. Quindi, caro assessore, leggo testualmente perché è importante ricordare le tappe che hanno portato alla chiusura il 10 di settembre dell'FCU. Ricordato che la tratta ferroviaria dell'ex ferrovia centrale Umbra, compresa tra Città di Castello e Umbertide, è stata chiusa su richiesta dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi. Qui voglio fare, caro Assessore, una puntualizzazione. Voglio dire che in un'udienza in prima commissione nel Comune di Città di Castello, gli uffici tecnici della ferrovia centrale Umbra, il ricordo che era il 20 di aprile, non paventavano la necessità di chiusura. Quindi c'è stata, se mi può consentire, una sottovalutazione dello stato di manutenzione dell'FCU. E sicuramente a questo punto, qui anticipo anche la mia valutazione, uno spreco di risorse per gli obiettivi ad essi destinati. Ricordato che l'unica interruzione del servizio ferroviario tra Città di Castello e Umbertide nei 130 anni di storia e di vita della ferrovia è avvenuta nel 1944. Dispiace quindi, caro Assessore, ancora una volta assimilare un fatto tragico, quindi il 1944, quindi la Seconda Guerra Mondiale, o il fatto che queste amministrazioni che si sono succedute in Umbria hanno ugualmente fatto danni come l'evento bellico. Ricordato che il degrado della tratta ferroviaria in argomento, quanto costa, sarebbe stato causato dalla insufficiente manutenzione ordinaria e che in data 4 aprile 2015 si era già provveduta alla riduzione della velocità dei treni al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri. Considerato infine che la chiusura della predetta tratta ferroviaria sta causando ingenti disagi agli utenti del servizio ferroviario regionale, in particolare in quelli residenti in Alto Tevere, Assessore, le faccio la seguente domanda. La Giunta regionale, per conoscere se esiste un progetto definitivo per la manutenzione, la messa in sicurezza della tratta ferroviaria della ex ferrovia centrale Umbra, compresa tra Città di Castello e Umbertide, il relativo costo complessivo e la data di restituzione all'utenza. Grazie. Grazie, consigliere Mancini. Prego, assessore Chianella. Grazie, Presidente. Grazie, consiglieri Mancini e Fiorini, perché con questa interrogazione ci danno modo, anche se insomma non so se c'era bisogno, però di informare rispetto al percorso che noi abbiamo, che l'amministrazione regionale ha intrapreso sulla FCU, cioè su tutta la FCU e specificatamente nel tratto oggetto dell'interrogazione. Devo dire che recentemente la questione FCU è stata anche all'attenzione di un'interrogazione parlamentare sulla quale ha risposto anche il Ministro Delrio, il quale Ministro è d'accordo sul percorso intrapreso da parte della Regione dell'Umbria insieme a RFI, Rete Ferroviaria Italiana, e credo anche che i consiglieri proponenti, in maniera particolare il consigliere Mancini, conosca già una serie di questioni perché sono state oggetto di un dibattito in un consiglio comunale aperto ad Umbertide dove il consigliere Mancini ha partecipato. È una questione ovviamente importante, è una questione delicata perché riguarda un'infrastruttura strategica per quanto riguarda l'Umbria e anche citata come strategica nel piano regionale dei trasporti che è stato approvato alla vigilia di Natale in questo consiglio regionale. In questo percorso il primo intervento che noi abbiamo chiesto a RFI ovviamente sarà la tratta Umbertide Città di Castello di circa 24 chilometri e sarà il primo di altri importanti interventi che dovranno essere realizzati. Lo abbiamo già detto, lo abbiamo reso noto alla stampa con diverse informazioni da parte della Giunta.
l'idea è quello di trasferire questa infrastruttura in concessione per un periodo temporale di circa 3-4 anni, probabilmente quadriennale, è su questo che ci stiamo confrontando con RFI, e questo trasferimento in concessione rappresenterà un investimento importante da parte di RFI appunto nel quadriennio, e non solo per la riapertura della tratta ovviamente oggetto dell'interpellanza, ma ci saranno investimenti, dicevo, importanti, i quali investimenti potranno, diciamo così, poi in un periodo medio-lungo, quindi non tanto nel quadriennio, rendere interoperabile, diciamo così, questa infrastruttura, perché l'idea appunto è quella di renderla interoperabile nella rete delle infrastrutture nazionali. Investimenti che interesseranno l'infrastruttura in maniera massiccia per circa 60 chilometri, da subito quindi le manutenzioni più necessarie, come ho detto, l'intervento sulla un vertice Città del Castello, non tralasciando investimenti che potranno avere un beneficio nella migliore qualità e nella migliore sicurezza dell'infrastruttura. Stiamo valutando infatti, anche sulla base di un progetto che è stato redatto dagli uffici della Regione in collaborazione con l'Università di Perugia, anche il progetto di valorizzazione turistica della stessa, e lo abbiamo sottoposto questo a RFI. Quindi io credo che l'orizzonte che ci aspetta rispetto appunto alla FCU e anche in tempi relativamente brevi è assolutamente interessante. Quindi dovremmo riaprire la tratta Città di Castello Umbertide, a breve riaprirà anche Poggio Azuano, quindi Terni Perugia, venerdì ci saranno le collaudazioni da parte dell'Ustif, e quindi sono ovviamente queste notizie che riaprono insomma l'interesse che non è venuto mai meno da parte della Giunta regionale su questa infrastruttura. Io credo che il lavoro che stiamo svolgendo appunto con RFI, il quale lavoro appena definito lo renderemo ovviamente noto insomma in questo consesso, è assolutamente importante e è la risposta esatta, la risposta migliore che in questo particolare periodo storico, in assenza diciamo così di investimenti, di risorse eccetera eccetera, forse esisteva. Prego consigliere Mancini per la replica. Assessore, lei ovviamente cerca di raccontare quello che può raccontare, perché di fatto sulla carta, come lei ha detto, non c'è pressoché nulla oggi. Quindi dal punto di vista politico il mio è un totale diniego, totale insoddisfazione. Perché? Perché di fatto si è cercato in questi mesi di calmare, di raccontare situazioni ai cittadini, che di fatto poi lei oggi dice che non c'è sulla carta nulla, e non è che lo dice solo lei, ma come poc'anzi ha ricordato lo dice anche il ministro Delrio, che testualmente recita in un comunicato stampa: ci sono 3 miliardi e mezzo di euro stanziati per le reti ferroviarie regionali. Per quello che riguarda la tratta di Città di Castello Umbertide, chiusa da settembre, non siamo in grado di definire tempi dell'intervento, perché allo stato attuale è un corso da parte della Umbria Mobilità progetti di valutazione. Poi dice, proprio in relazione al fatto che per quanto riguarda l'Alto Tevere siamo ancora in fase di progettazione, come lei ha detto, quindi non c'è neanche un progetto finito. Non è possibile al momento stabilire l'esatta durata dei cantieri, sia nella prima che nella seconda fase. Quindi io l'interpellanza risale al mese di febbraio. Questo qui è tratto dal giornale della Nazione del 10 di marzo, quindi senza ovviamente penso di essere stato chiaroveggente. Quello che invece non è chiaroveggenza è la politica che è stata fatta in questi anni, che ha visto la nostra ferrovia centrale Umbra negli anni 80 essere auspicata in metropolitana leggera, e poi non se ne è fatto nulla.
Negli anni 90 fu convertito quello che era già avanti a trazione elettrica, fu fatto diesel, nel 2000 di nuovo elettrificata. Quello che io, assessore, lei arriva da poco, quindi si trova sicuramente una bella grana, quello che sicuramente manca in questa regione ed è mancato ancora di più nel passato, una visione strategica della ferrovia, del mezzo ferroviario. E voglio ricordare a tutti, ovviamente qui in aula, ma anche ai nostri concittadini, che lo stesso sottosegretario Nencini in un recente intervento a Città di Castello ha parlato di E78, ha parlato di E45, ha parlato di piastra logistica, ma si è dimenticato di dire che la piastra logistica è completamente scollegata dalla rete ferroviaria. Si è lo stesso sindaco dimenticato di dire che un'importante azienda è andata via, la SVI, da Città di Castello, perché non c'era la possibilità di collegare il loro stabilimento alla rete ferroviaria facendo componenti ferroviari. Forse se lo ricorderà anche l'assessore Cecchini. E ovviamente si è invece preferito spendere 2 milioni di euro, come ricordato più di una volta, nella zona di Pierantonio. Quindi oggi io esprimo ancora una volta, ce ne fosse bisogno, la mia totale insoddisfazione sulla politica dell'FCU in Alto Tevere. Grazie assessore, grazie presidente. Grazie consigliere Mancini. Bene, buonasera a tutti.